Ben ritrovati a tutti i telespettatori di Le Fonti TV, ben ritrovato in particolar modo anche a Filippo Diodovic. Buongiorno Filippo, buonasera, anzi, ormai Buonasera a siamo tutti. in orario inoltrato, tanti nostri telespettatori ci stanno seguendo a proposito anche di che cosa ti sei perso durante la giornata. Un po' di giorni che si vede un po' di volatilità, Filippo. Sì, abbiamo visto un po' di volatilità, ci sono tanti eventi macroeconomici e politici che stanno accadendo in questi giorni e questo ha portato un po' di movimenti sul mercato. Ci sono anche dei trimestrali, quindi anche i conti societari che hanno portato tanti movimenti, tanti reazioni sul mercato e quindi questo ha portato chiaramente della volatilità, sappiamo come la volatilità sia ottima per Bene, il trading. allora andiamo subito al sodo, così convenevoli stringiamo perché molti stanno aspettando da casa questo evento giovedì. Per la verità, gli eventi delle banche centrali erano anche attesi per il calo di volatilità che c'è sui mercati, di VIX eravamo intorno al 10, poco sopra il 10, adesso stiamo pian piano andando verso l'alto, però diciamo sì, non superiamo il 12, 11 e mezzo di VIX. Questo vuol dire che la volatilità è molto stretta, si aspetta questo evento della Banca Centrale Europea. Allora, il primo problema è se sarà un tapering a tempo determinato o a tempo indeterminato, e poi anche se ci svegli quello che è l'aneddoto, che in questo momento l'aneddoto, quella la frase, la notizia che sta circolando in questo momento sui mercati, di questi famosi 2.500 miliardi. Cioè, si dice in giro che la BCE può stampare e aumentare il quantitative easing fino a 2.500 miliardi. Ora siamo, credo, intorno tra i 2.2 e 2.3, ne mancherebbero 300, e se tanto mi dà tanto, insomma, 30 al mese. Fine del 2018, vabbè, dovremmo finire, quindi questo vuol dire che sarebbe un tapering o di fatto un tapering di fatto a tempo determinato, oppure un tapering comunque mozzato, nel senso che si ha una scadenza di diritto a tempo determinato. Allora, qual è l'opinione? E poi se è arrivata anche a voi, se è circolata questa notizia di questi famosi 2.500 miliardi. Allora, Filippo. sì, la notizia è circolata, bisogna capire la veridicità, se sia. In effetti lo scenario più probabile al momento è quello di un tapering a 30 miliardi di euro, quindi un abbassamento dai 60 ai 30 miliardi di euro, fino a almeno 9 mesi, quindi almeno fino o settembre 2018 o dicembre 2018. Questa diciamo che è la probabilità maggiore e se noi facciamo i conti si arriva proprio a quei 2.500 miliardi di euro. Ecco, il mercato sta scontando queste probabilità, facciamo attenzione che ecco, per quanto riguarda quei 30 miliardi di euro può essere o 20 o 40 miliardi, quindi diciamo che range tra i 20 e i 40 miliardi, secondo il nostro avviso, ma ecco, molta attenzione ecco, quale sarà l'estensione del piano. Perché ecco, e se dovesse ecco, decidere di fare perché non è escluso che possa decidere di fare un piano con una scadenza indeterminata, e questo chiaramente creerebbe delle reazioni importanti sul mercato, perché il mercato sarebbe una soluzione molto dovish, e chiaramente quindi l'euro potrebbe perdere forza se dovesse scegliere questa soluzione. Però ecco, molto sarà soprattutto sul tapering a 30 miliardi di euro, la scadenza, come detto, noi prevediamo settembre 2018 e poi ecco, per quanto riguarda la conferenza stampa, oltre al discorso del piano quantitativo, sarà molto interessante la conferenza stampa e quindi le domande, come tu ben sai, dei giornalisti che cercheranno proprio di inchiodare Draghi non solamente sul tema del quantitative easing, ma anche quello dei tassi che probabilmente saranno comunque rialzati alla fine del piano e poi la questione Qual è la domanda che faresti a Draghi se fossi presente in conferenza La stampa? domanda sarebbe quella sui non performing loans, quindi Italiani. italiani, cosa sta. Sarei soddisfatto, penso, perché penso che qualche giornalista Sì, ci ma sarà perché arrivato. è la domanda principale, perché si sa che il Sì. sistema bancario italiano ha fatto tanti sacrifici per gestire non performing loans. E che cosa gli chiederesti? Chiederei quindi quali sono i rischi di applicare le nuove regole della BCE sul stock esistente di non performing loans delle banche. Se questo non possa creare un disequilibrio o comunque delle tensioni tali che sarebbe controproducente. Sì, e poi non ha senso fare la politica monetaria espansiva se fai chiedi Eh sì, accantonamenti alle un po' il banche. bastone e la carota che si dà. Se il tapering noi l'abbiamo già visto, diciamo sì, alla grande. Adesso stavo guardando come sta andando il mercato. Intanto ha twittato Trump poco fa,
E si loda di immagine del rialzo del mercato azionario. E dice il mercato azionario Sì, sulla è riforma andato a prendere fiscale. nuovi records. Ti piace questa cosa del presidente degli Stati Uniti che parla del mercato azionario? Lui è convinto, è vero che le aspettative su una riforma fiscale, diciamo, espansiva che possa portare comunque ancora un nuovo slancio all'economia americana, ha portato comunque una certa positività per quanto riguarda l'azionario statunitense. È da ricordare che siamo durante proprio la stagione dei trimestrali e le trimestrali che sono uscite oggi a livello industriale sono state molto positive, da Caterpillar a 3M, a McDonald's, quindi tutti, anche i titoli industriali hanno non solo i grandi titoli tecnologici come è stato Netflix che ha pubblicato i dati insomma, la settimana scorsa o come i prossimi che adesso o Oggi abbiamo avuto IBM. General Motors positiva, General McDonald's Motors molto positiva, quindi ecco, in linea con le sì, attese. però sì, McDonald's è che lei insomma, è salita per quanto riguarda le quotazioni in borsa. Quindi ecco, questo chiaramente ha portato tanta positività. Adesso insomma, poi Trump ha tante decisioni, perché oltre alla riforma fiscale, adesso dovrà decidere anche chi guiderà la Federal Reserve. Taylor. Oramai ci siamo visti, era 2 settimane fa, e Le quotazioni sono quelle. sembrava quasi sicuro Kevin Warsh. Ha dato una probabilità superiore al 50%, erano già usciti tipo su Twitter gli hashtag Ask Kevin se devi chiedere qualcosa alla politica monetaria. Adesso invece sembra una corsa a due fra Jerome J. Powell e John Taylor. John Taylor ha fatto un'ottima impressione a Donald Trump durante i colloqui privati, è un grande accademico, ha studiato tra Princeton e Stanford, è professore di Stanford. A livello accademico è sicuramente quello con più esperienza. Jerome Powell è invece quello con diciamo, più esperienza all'interno della Fed, è già dal 2012 che è membro della commissione operativa della Federal Reserve, è un repubblicano, anche se è un repubblicano diciamo, non particolarmente aggressivo, ecco, John Taylor sarebbe molto più falco rispetto a Jerome Powell. Jerome Powell, nonostante sia repubblicano, sarebbe quasi una soluzione di continuità con le politiche della Yellen, sarebbe chiaramente sarebbe un cambiamento, ma anche i democratici potrebbero accettarlo. Ecco, John Taylor è già più una soluzione più alla Trump, quindi per quello anch'io credo che le probabilità di John Taylor siano leggermente più alte rispetto a quelle di Powell. Facciamo attenzione, visto la situazione che è successa con Kevin Warsh, che ci sono anche possibilità di un outsider, una possibile riconferma da Yellen, anche perché pensa, Giuseppe, è dal 79 che un governatore della Fed non è riconfermato per un secondo mandato. Avevamo avuto Volcker che aveva fatto 2 mandati, Greenspan 5 mandati, perché insomma Alan Greenspan che aveva dominato la Fed per tantissimo tempo, lo stesso Bernanke 2 mandati. La Yellen sarebbe la prima se non dovesse Ah, essere sono un fatto riconfermata. politico, però alla luce del cambiamento che c'è stato. Senti, colleghiamoci con Alberto Bettineschi di IG, dalla sala di IG. Alberto, mi senti? Ti sento benissimo, Giuseppe, buongiorno a tutti. Mi sembra che la scommessa che avete fatto sia stata sta andando bene. Il collocamento all'interno delle ore serali del tour di IG sia stato apprezzato, insomma, dalle foto che ho visto sui social network. Ma direi proprio di sì, guarda, abbiamo avuto un riscontro del tutto anche inaspettato perché sai, è stato un primo format, ma veramente sale pienissime. Tieni in considerazione che di media c'erano 150-160 persone, quindi veramente sale molto molto gremite e di conseguenza penso che sarà un format che riproporremo per il futuro, anche perché veramente c'è stata veramente tantissime tantissime persone un interesse nel trading veramente molto molto importante, quindi sarà sicuramente un format che riproporremo. Allora, Mi senti sì, Giuseppe? ti sento, ti sento. Alberto, Ok. due cose. Allora, la prima è, intanto vi copieranno, credo, eh. Alberto? Può essere sicuramente qualcuno, magari può. Mi senti? Sì, vi Mi senti, copieranno. Giuseppe? Sì, ti sento, vai. Presumo, sì, presumo che qualcuno insomma, potrà decidere di fare lo stesso orario, però
Tieni in considerazione che comunque anche da un punto di vista didattico e formativo comunque i nostri tour sono veramente molto molto interessanti, quindi anche da un punto di vista di strategie operative, di trading live, veramente facciamo vedere qualcosa di molto molto interessante ad ogni nuova edizione. Quindi magari potranno proporre lo stesso orario, ma sicuramente il format e i contenuti non saranno mai gli stessi. Bene, allora, volevo chiedere un'altra cosa. In un certo senso vi copieranno. Il successo della partecipazione serale, secondo te, dipende anche dall'ascesa dei mercati azionari? O voi, essendo un broker di tipo globale, che fa, soprattutto a trader che hanno un listino di tipo globale, prescinde dalla dinamica del mercato azionario? Ma allora sì, può essere anche quello che comunque c'è tanto interesse verso l'azionario, ma può essere anche che, insomma, tanto di moda vanno adesso i Bitcoin e abbiamo veramente fatto un approfondimento molto molto interessante anche sui Bitcoin, quindi è l'insieme delle due cose sicuramente che ha attratto così, così tante persone. Oltre ad avere chiaramente trader professionisti del calibro di Bruno Moltrasio e Arduino Schenato, che ovviamente vedere come operano sul trading live, quindi dal vivo, è una cosa molto molto interessante. Quindi direi che è proprio un insieme di tutte queste cose, insomma. Bene, allora, altre notazioni ci sono, Alberto, su particolari novità dal broker, Fonte Broker? Ma allora, guarda, io in realtà, Giuseppe, ti volevo far vedere allora, di innovazioni per il momento non ce ne sono. Però io ti volevo far vedere insomma, un'operatività molto interessante che si possono fare all'interno di uno dei nostri pacchetti di grafici che si chiamano Pro Real Time, che è uno dei migliori pacchetti di grafici al mondo per far trading, costruito da IT Finance, dove tra le varie possibilità ci dà l'opportunità di fare trading in modo automatizzato e di fare anche dei pro screener. Ecco, io oggi ti volevo far vedere come si faceva un semplicissimo pro screener all'interno della Pro Real Time, perché è sicuramente una funzionalità molto interessante che ci consente appunto di filtrare, di fare una scansione in N mercati, impostando ex ante, quindi impostando all'inizio delle condizioni predefinite. Te lo faccio direttamente vedere all'interno del pacchetto di grafici in Pro Real Sì. Time. Qua siamo sul grafico del Dow Jones, vediamo insomma un'ascesa inarrestabile del Dow È Jones sopra facile l'interno. praticamente. Ti metti long. Esatto, che questo insomma è, vediamo un grafico veramente molto 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 rialzista che non sembra dare cenni appunto cenni di alcuna flessione con i dati trimestrali appunto del comparto azionario molto importanti quest'oggi. Allora vediamo che cosa vuol dire un pro screen. Allora fare un pro screen vuol dire impostare delle condizioni al verificarsi dei quali il sistema mi dice in automatico dove si stanno realizzando, in modo tale che io non ho la necessità di aprire 25-30 grafici, di mettere dentro l'oscillatore un indicatore qualsiasi per vedere le indicazioni, per vedere dove si stanno verificando appunto queste condizioni. Allora, noi oggi ne faremo uno semplicissimo, quindi siamo andati a inserire all'interno del grafico, nella parte sottostante, un oscillatore, l'RSI, che è l'indice di forza relativo, che ci dice sostanzialmente quando il mercato è troppo tirato verso l'alto, quindi per antonomasia il valore di 70 in ipercomprato, o diversamente, quando il mercato è troppo tirato verso il basso, quindi è sotto la soglia di 30. Vediamo ora come fare. La prima cosa da fare è ovviamente inserire l'oscillatore, in questo caso l'abbiamo inserito a 14 periodi, e poi andiamo nella sezione Visualizza Pro Screener. In questo caso, appunto, andiamo subito in alto a destra dove c'è la chiave inglese e appunto qua appare la gestione del Pro Screener e ovviamente lo dobbiamo creare da zero e clicchiamo su Nuovo. Ovviamente in questo caso lo chiamiamo RSI per comprato, poi ovviamente adesso ne faremo uno con una sola condizione, ma ovviamente c'è la possibilità di farne anche molto molto complessi. Dopodiché, una volta che ho dato il nome al mio Pro Screener, io clicco su un punto qualsiasi dell'RSI e si apre appunto il codice appunto per creare il Pro Screener. Nella prima parte lascio tranquillamente l'RSI, nel secondo valore metto appunto maggiore, e Sì. Perfetto. nell'ultimo parametro metto valore uguale a 70. In questo caso abbiamo determinato la condizione. Nel secondo criterio, quindi nel secondo parametro, nel criterio di selezione, possiamo lasciare tranquillamente la variazione percentuale rispetto a ieri, e in questo caso abbiamo inserito appunto il nostro codice. Ora andiamo a fare una scansione. Ovviamente ci sono con i mercati così tirati al rialzo, ci saranno insomma tanti mercati che sono in ipercomprato e adesso noi andiamo a selezionare ad esempio gli indici europei e gli indici americani, e
e andiamo a prendere anche il mercato valutario, quindi il mercato del Forex. Possiamo qua sotto selezionare il periodo, ad esempio H1, eseguiamo il Pro Screener. In questo caso attendiamo che sta lavorando, ecco, in tutti questi mercati siamo in una condizione di ipercomprato. Ora apriamo un grafico qualsiasi, apriamo il primo euro contro il dollaro neozelandese, in questo caso appunto l'abbiamo aperto, e vediamo appunto come l'RSI in questo caso appunto è sopra un valore di 70, quindi abbiamo visto in un modo molto molto semplice come siamo andati a fare una scansione in N mercati. In questo caso potrei attendere una divergenza con lo stesso oscillatore o un pattern di prezzo che mi faccia magari appunto cogliere il movimento inverso del mercato. Ovviamente cambiando poi, se noi adesso andassimo a cambiare ovviamente la lista, quindi il time frame, cambia completamente la lista, quindi noi da qua, se noi adesso selezioniamo ad esempio un H4, esegui Pro Screener, cambiano ancora i mercati. Questo semplicemente per dirvi che veramente con un semplice clic e impostando delle condizioni banalissime riesco in modo molto semplice, in modo molto veloce, a filtrare quelle che potrebbero essere delle importanti opportunità di trading. Bene, bene, bene. Senti, ma questo modello grafico a quali particolari trader si rivolge? Ma allora, guarda, questo in realtà è utilizzato da moltissimi trader, sia magari anche la prima esperienza, ma anche più esperti, perché in questo modo riescono a filtrare meglio quei mercati che hanno una tendenza o troppo accentuata verso l'alto o troppo accentuata verso il basso. Ora, ovviamente questo Pro Screener è molto semplice, quindi viene utilizzato più che altro dai trader che sono all'inizio. Ovviamente ci sono trader professionisti che impostano dei Pro Screener con 4-5 condizioni e allora in quel caso, insomma, si capisce che ovviamente sono trader di uno certo spessore che fanno questa attività, non ti dico per lavoro, ma comunque fanno questa attività con una certa frequenza, i cosiddetti scalper. I cosiddetti scalper utilizzano molto queste scansioni per vedere anche in un'operatività di brevissimo termine dove possono entrare, soprattutto in quei mercati dove c'è uno spread di negoziazione molto molto basso. Ti faccio l'esempio classico del DAX, piuttosto che del Dow Jones, l'euro yen, insomma tutte le principali coppie valutarie. Perfetto, insomma, grazie. Grazie Alberto, grazie per essere stato con noi. Grazie Giuseppe, buongiorno a tutti. Attenzione, perché è stata votata in Senato la fiducia alla nuova legge elettorale e quindi il cosiddetto Rosatellum è passato. E tra l'altro il Gildeschi G è stato per un periodo molto attento. Ricordo la Grecia, mi ricordo le elezioni tedesche, ricordo le elezioni italiane, americane, la Francia, le americane. E adesso le elezioni italiane di marzo, vi preparate? Sì, o no? le prepareremo. In questo momento siamo un po' allontanati dalla politica italiana, ma più che altro perché sappiamo che stato di equilibrio. C'è stato un momento veramente di stallo, sì, dove tutto sembrava credere, infatti, che si andasse a votare a primavera 2018, e così è stato, visto che poi c'era anche tutto il discorso delle pensioni per quanto riguarda i senatori. Però ecco, adesso che finalmente abbiamo la legge elettorale, ce la studieremo bene, cercheremo di capire quali saranno, secondo poi lo studio dei sondaggi e del clima di fiducia che avranno i partiti negli ultimi mesi prima delle elezioni, proprio per cercare di capire quale sarà un prossimo scenario di governo, perché sappiamo che siamo sempre sotto lo scudo della BCE, visto che parlavamo di quantitative easing, però ecco, instabilità politica in Italia. Molti sui mercati danno un governo addirittura PD Forza Italia per il dopo elezioni. Al momento è difficile pensare a delle alleanze. Perché se noi pensiamo al PD, il PD può allearsi con altri partiti della sinistra, sappiamo le tensioni che hanno avuto, e anche probabilmente non avrebbe neanche la maggioranza, quindi dovrebbe trovare comunque un altro alleato. Il Movimento 5 Stelle con chi si potrebbe alleare? È molto difficile al momento adesso l'idea del pensare... Movimento 5 Stelle di andare in Parlamento e raccogliere una maggioranza. Perché il Movimento 5 Stelle sembra quasi molto vicino alla Lega, ma è possibile un'alleanza Movimento 5 Stelle e Lega Nord? Diventa complicato. È molto complicato. Comunque le seguiremo con attenzione. Certo. Possono essere risvolti sui mercati, però. Possono essere risvolti sui mercati, perché, come detto, con la BCE che sta cambiando politica monetaria, quindi ci stiamo allontanando dallo scudo della BCE che ci comprava titoli di Stato, se incomincia a esserci tanta instabilità, non abbiamo governo per parecchi mesi,
possono ritornare gli attacchi speculativi. Bene, un rapido ragionamento sui mercati. Allora, innanzitutto lui, il principe, l'euro-dollaro, è uno degli strumenti più scambiati, forse in assoluto, anche se non regala sempre tantissima volatilità. Mercato abbastanza stabile, però insomma lì quasi, forse il 40% degli scambi sul mercato del Forex si concentra su questo tasso di cambio. Stiamo andando di nuovo a 1,17, molti operatori si giocano in chiusura di seduto di settimana 1,17, quelli più aggressivi addirittura hanno accumulato posizioni nel tentativo di rimbalzo fino a 1,20, altri considerano 1,20 una quota spartiacque tra lo scenario rialzista e lo scenario ribassista. Qual è la tua opinione spassionata sulla... Al momento vediamo che l'euro-dollaro possa mantenersi su questi livelli, anche perché, come detto, sulla BCE non ci aspettiamo grossi scossoni, perché crediamo che comunque il mercato abbia scontato lo scenario, molto probabilmente sarà quello dell'estensione del tapering a 30 miliardi con l'estensione a 9 mesi, quindi non ci dovrebbero essere grossi scossoni. Secondo me le potrebbe portare volatilità proprio la scelta, se dovesse accadere questa settimana, se Trump potesse scegliere veramente un falco come John Taylor, potrebbe portare insomma il dollaro a rafforzarsi, e questo potrebbe portare l'euro dollaro sotto anche 1,16. Quindi 1,14. Secondo te può aver peso sul tasso di cambio euro dollaro più le notizie che arriveranno e che dovrebbero arrivare in settimana del nuovo governatore della Banca Centrale Europea, oppure invece dall'altro lato il nuovo, da un lato appunto la riunione di giovedì, dall'altro lato il nuovo governatore della Banca Centrale Americana? Quali di queste due è un driver più corposo, allora, in grado di dare una direzione al mercato? Ma secondo il nostro avviso pensiamo all'evento più imprevedibile, è la scelta della guida federale, sai, ma più che altro perché Trump abbiamo visto come ci ha lasciato molto spesso a bocca aperta con le proprie scelte anche proprio di guida, di decisioni, ecco, sulle politiche economiche, anche perché il nome che adesso si fa più spesso è quello di Jerome Powell, che sarebbe straconsigliato dal suo segretario del tesoro, da Steven Mnuchin. Però ecco, Trump non è uno che segue molto i consigli dei propri advisor. Quindi ecco, attenzione, quindi il mercato al momento sta scontando o Jerome Powell o John Taylor, però ecco, ci dovesse essere un outsider come Kevin Warsh, non è totalmente fuori dalla lista dei papabili. Quindi ecco, facciamo molta attenzione, la BCE può fare tanta volatilità se Draghi dovesse uscire da quel range di attese che abbiamo esposto prima. Come detto, se dovesse fare un piano con scadenza indeterminata, questo potrebbe portare chiaramente un euro ancora a scendere ancora di più, quindi arrivare veramente a quella su 1,15-1,14 che abbiamo detto in precedenza. Va bene, questo è per quanto riguarda l'euro-dollaro. Alcuni danno come scenario appunto la chiusura, si stanno giocando la rottura di 1,17 sia in chiusura di giornata che in chiusura di settimana per poter andare short. Una buona cosa? Sì, può essere, certo, può essere, visto che è un supporto molto importante, può essere sicuramente una strategia interessante. Andiamo al petrolio invece, al petrolio, il crude oil, che sembrava sopito, tutti sono tranquilli, invece sta sorprendendo, perché piano piano ci stiamo riportando sui quota 55. Filippo. C'è stata tanta volatilità, anche perché sono state notizie da un punto di vista macroeconomico, c'è stata una forte riduzione per quanto riguarda le scorte, quindi se si riduiscono le scorte, comunque c'è quindi più richiesta, c'è meno richiesta di petrolio, quindi certo i prezzi devono salire. E poi le tensioni geopolitiche rimangono sempre molto alte, oltre alla guerra in Siria, che sappiamo ormai dura tantissimi anni, adesso hanno cominciato a combattere nel nord dell'Iraq fra le truppe governative irachene e i Peshmerga curdi, ed è una guerra importante da un punto di vista economico, perché in quella zona tra Kirkuk, Mosul e tutto l'Iraq nel nord ci sono tantissimi giacimenti petroliferi, è la seconda area più ricca di petrolio dell'Iraq, e l'Iraq è uno dei principali produttori di petrolio, al quinto o sesto posto tra i produttori di petrolio. Quindi è chiaro che al momento si stanno combattendo per questi giacimenti petroliferi, che adesso sarebbero tornati nelle mani del governo iracheno, e questa
tensioni, quindi una tensione per quanto riguarda l'offerta di petrolio, una domanda di petrolio che è tornata a farsi sentire, visto che i numeri dicono che è ribilanciato il mercato. Sì. I numeri della Cina sono usciti qualche settimana fa, i numeri sulle importazioni di petrolio sono stati importanti, sono ritornati verso valori molto importanti. E sappiamo, insomma, come in Cina ci sia anche tanta discussione adesso per quanto riguarda l'economia globale. E però ecco, quindi domanda di petrolio, Cina e India sono tornate a trainare la domanda, l'offerta si è un po' quindi diminuita e questo ha portato i prezzi del petrolio a risalire. Non siamo ancora sui livelli che ci aspettavamo, perché all'inizio anno hanno detto che il petrolio entro fine anno sarebbe ritornato verso i $70 al barile. Abbiamo visto che nonostante i tagli dell'OPEC, nonostante insomma, tante decisioni sono state fatte per far risalire i prezzi oltre i $55-56 al barile insomma è arrivati. Ecco, senti, ma che cosa sta insegnando questo periodo? Anche perché che cosa sta restituendo come memoria storica dei mercati? Cioè quando il momentum dell'economia è favorevole viene snobbato qualsiasi tipo di evento, perché di cose carine ne abbiamo viste, la Catalogna, i missili, la situazione italiana comunque in altri tempi sarebbe stata molto più interpretata con un'accelerazione negativa, l'ipotesi di rialzo dei tassi, anche il mercato quasi le sconta nei prezzi. Cioè, quando l'economia va non c'è nulla che possa temere, diciamo. Sì, sì, sembra che oggi sono più complicati. Sì, sembra che un po' grazie anche alle politiche monetarie espansive che hanno aiutato accomodanti sì, hanno aiutato tantissimo, perché insomma sull'Italia, abbiamo fatto l'esempio dell'Italia, sì. Si sapeva che c'era lo scudo della BCE, quindi era, diciamo, inutile fare un attacco speculativo, sarebbe stato controproducente, e questo ha portato chiaramente una situazione di che avremmo dovuto sfruttarla meglio, perché noi avevamo lo scudo della BCE, avevamo le politiche monetarie espansive della BCE, avevamo i prezzi del petrolio, il prezzo del petrolio era arrivato fino a $25-30 al barile, quindi avevamo tutte le condizioni economiche super favorevoli per fare tante riforme strutturali, per dare proprio uno slancio, insomma non accontentarci di una crescita del PIL dell'1%, dovevamo arrivare come almeno... Sì, perché ovviamente c'è una precisazione, il governo ha messo la fiducia al Senato, va, però insomma... Cioè, o cade il governo, sì. O ipotesi forse probabilisticamente minore, oppure insomma ci siamo. Ci siamo anche perché sembra che per questa legge elettorale siano riusciti a trovare un accordo di larghe intese, quindi sono, è vero che ci sono un po' forzate, vero? Perché molto forzate, molto forzate, però dovrebbe passare. E quindi il quadro tecnico dovrebbe migliorare. Senti, torniamo sulle trimestrali. Anche in questo caso il S&P 500 rende intorno all'1,83-1,84%. Un decennale americano rende di più. Un decennale americano rende intorno al 2% sì. E basta. E anche qualche decimo di punto in più. Chi è questo pazzo che mette soldi sull'azionario all'1,80? Comunque su 10 anni te ne danno 2,30, 2,20. Secchi, perché devo mettere soldi sull'azionario? Sì, no, questo è vero. È vero anche che l'obbligazionario per tanto tempo non aveva questi rendimenti, adesso siamo ritornati su rendimenti interessanti. Rimane un po' l'entusiasmo per quanto riguarda il mercato azionario, soprattutto per alcuni titoli. Sappiamo come sono dei titoli che a Wall Street hanno viaggiato tanto. Adesso ho guardato i conti di Netflix ultimamente e l'andamento di borsa di Netflix. Netflix fino a 3-4 anni fa non la conosceva nessuno e adesso è uno dei titoli più capitalizzati di Wall Street. Come questi giganti del tech da Amazon, Apple. Ci stai dicendo indirettamente che sono questi che contano le trimestrali? Beh, se tu guardi la capitalizzazione, soprattutto del Dow Jones, maggior parte dell'effetto lo fanno questi, anche l'S&P 500, il Nasdaq, sono loro che hanno portato poi questo entusiasmo. Gli industriali ultimamente sono sempre meno osservati, i titoli industriali. Bene, senti, dovremmo tirare per un'oretta circa ancora, ce la fai? Super. Scherzo, però insomma il tempo è tiranno in televisione, le cose da dire, da sono raccontare tante, certo. Sono tantissime, abbiamo fatto una scelta, possiamo dire che ci siamo messi d'accordo, abbiamo fatto una scelta certo. In diretta televisione, diciamolo pure, però un'ultima cosa io te la volevo chiedere, la regia spero che mi dia spazio prima che vi sfuma, e cioè i PMI. Oggi sono uscite una batteria dei PMI, un indicatore che è molto sensibile, molto seguito.
qual è il ragionamento che si può fare? Ovviamente si tratta di dati che in un certo senso anticipano quelli che poi saranno i dati definitivi. Qual è il ragionamento che avete fatto? Ma per quanto riguarda i PMI, sono indici prospettici, quindi sono delle indagini che vengono fatte, solitamente sono abbastanza affidabili, anche perché cercano di fare un quadro proprio sulla condizione economica attuale, sullo scenario futuro, per cercare anche di determinare poi come sta andando l'economia e determinare proprio l'andamento del PIL. E insomma, per quanto riguarda l'Europa, hanno evidenziato sicuramente dei risultati molto molto interessanti. E questo può portare sicuramente Draghi a pensare molto per quanto riguarda cosa fare con la politica monetaria. Perfetto, io credo ci lasciamo con un eurodollaro che rimane lì, bello diventa più va e più congestione più diventa interessante la giornata di giovedì, accumula energia che sarà sprigionata nella giornata di giovedì. Per quanto riguarda gli indici azionari, sapete tutti, insomma, avete seguito questo slancio verso l'alto che c'è stato, che non è stato riassorbito in chiusura di seduta. Io credo che una bella panoramica di quello che è successo oggi l'hanno avuto i nostri telespettatori. Io saluto Filippo Teodovic e do appuntamento a Che cosa si deve perso nelle prossime giornate, ovviamente martedì con gli ospiti di IG.